Ed eccoci qua, bella gente, ad Hatshepsut, che adesso siamo viaggiati nel tempo, come avete visto tutta la storia di Sirius Sam, questo è il First Encounter, il primissimo capitolo, quindi conosciamo Aneka, che è l'analizzatore neuroelettronico di combattimento avanzato e ci guiderà attraverso le nostre missioni. Le nostre prime armi sono il coltello militare e la Schottfield 45P RTM. Quindi partiamo subito con l'avventura del nostro Sirius Sam. E iniziamo con questo, il suo FPS, quindi. E siamo nelle bellissime, diciamo, sculture, pirandali. Ah! Ora. Come vedete ci è arrivato già un messaggio da Aneka, perché ci farà vedere anche i nemici che abbiamo sterminato. Questo era un lanciarazzi decapitato. Allora. Come ho già detto ampiamente nei vari live, non farò Sirius Sam 3 perché non lo possiedo, quindi mi fermerò a Sirius Sam 2, anche se diciamo è un gioco impari perché non sarà mai bello come Sirius Sam First Encounter 1 e First Encounter 2, ma The Second Encounter. Non esiste il First Encounter 2, che cazzo. Vabbè. Comunque. Concentriamoci sul gioco, come vedete un bel FPS, bello veloce, bello frenetico. Quindi ci potremmo anche divertire. Va. Non gnar femmina. Sì, è divertente fino a quando qualcuno non ci lascia un occhio. Eh sì, come avete sentito c'è la traduzione italiana, quindi completamente in italiano. Questa è la versione originale perché, come sapete, è uscita anche una versione HD. Mi pare che sia anche free la versione HD, la versione multiplayer, quindi se volete andare a scaricarlo per giocare online con i vostri amici. Intanto proseguo. Il fucile. Vabbè. Allora, il fucile a pompa calibro 12. Guardate che bello. Va. Sangue a meraviglia. Ah, finito le munizioni, vabbè. Qua c'è la corazza. Altro nemico in arrivo. E via. Eccoci qua. I due messaggi sono lo scheletro Claire e il gnar maschio, che è più violaceo confronto alla femmina. E qua finisce già la prima parte di gioco di Serious Sam. Quello qui. Bello forzuto, eccolo qua. Abbiamo finito il primo livello, quindi ci vediamo subito con il secondo. Questo era il tempio di Hatshepsut.